andare, prendere, mangiare, quali sono i verbi che gli italiani usano di più? Ultimamente siamo stati a Napoli e abbiamo chiesto alle persone di farci alcuni esempi dei verbi che usano spesso. Molto spesso in italiano. Mangiare. Andare. Prendere. Andare. Mangiare. Quelli più comuni, mangiare, bere, quelli uno che usa tutti i giorni. Giocare. Giocare. Gli ausiliari essere e avere di uso comune. Quindi quelli più difficili alla fine. Essere e avere. Io mangiare. Mangiare. E anche birra, è quello che stiamo andando a fare. No, in famiglia, per esempio. Ma in famiglia, con gli amici. La frase più frequente è venite a mangiare a tavola, venite a mangiare. Veramente è pronto, è pronto, venite a mangiare. No, comunque il verbo più usato veramente sarà tipo andare, perché è usato in varie cose. Perché esempio sono andato al supermercato in moto al luogo, però è andata bene, esprime un sentimento, è un verbo che ha vari utilizzi. Quindi questa, la maggior parte sono i verbi che hanno il doppio utilizzo, che si usano di più. Andare. Andare a fare la spesa. Può essere inteso faccio la pizza come azione, oppure faccio fatica, è uno stato fisico, faccio ridere. Uscire, perché comunque stare in casa è impossibile. E abbiamo un clima particolare che ti permette di stare spesso fuori casa, anche in inverno. E quindi il verbo uscire. E ci potrebbe fare qualche esempio di avere, delle frasi con avere? Con avere è semplicissimo, io ho una casa al Vomero in via Luca Giordano. È un esempio con essere? Io sono qui, lui è là, fino a prova contraria. Bravo. Io ho uno smartwatch o qualcosa di una smart band, tu? Lui ha la barba. Io sono imbarazzato. Lui ha la barba. E invece con... avevi detto anche mangiare, una frase con mangiare? Io mangio la pizza, la pizza è il piatto tipico napoletano. Per fare un futuro io stasera mangerò una pizza. Mangiare, vediamo. Allora, amo mangiare molto il sushi, l'ho riscoperto ultimamente in realtà, tardi. E niente, in Italia ovviamente si mangia benissimo, quindi venite in Italia, venite a Napoli e mangiate la pizza. Mangiare ogni giorno, che mangiamo a pranzo. È importante concentrarsi sui verbi d'uso comune perché, visto che sono d'uso comune, sono proprio quelli che ti aiuteranno a parlare l'italiano in modo naturale e ad imparare più velocemente. Quindi vi consigliamo di scegliere alcune delle piccole frasi di questa puntata e memorizzarle in modo da poter usarle la prossima volta che parlate l'italiano. E se volete una mano ad imparare di più da questa puntata, potete unirvi alla nostra comunità Patreon, dove potete trovare un sacco di materiale in più, come esercizi, audio lento e MP3. Potete trovare il link nella descrizione. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. Una frase con bere e spritz insieme. Andiamo a bere uno spritz. Invece con fare? Vedi, non è io che faccio l'insegnante. Tanto. Io mando a fare un sacco in ospedale. Tu fai una torta per cena. Sì, certo. Sì. Maschilismo puro. Bravo. Facciamo una grigliata domani. Fare molta ginnastica, perché altrimenti dobbiamo, come facciamo? Invece un altro verbo molto comune è prendere. Prendere, per esempio. Quando è l'ultima volta che avete detto qualcosa con prendere la parola? O lasciare?
amo prendere, per esempio, tanto sole, soprattutto in questo periodo. E non amo prendere la metropolitana, soprattutto in questo periodo, perché ovviamente non si respira. Poi ci sono altri esempi con il verbo prendere? Prendere un caffè, diciamo sempre. Pure... Ti passo a prendere. Ho preso la funicolare. Ho preso il treno. Ho preso un libro, vai, te la suggerisco. Prendiamo un cornetto al bar, veramente. E lo sapevo che finiva a mangiare. Esatto. Prendere, che viene in mente con prendere? Prendere... Qualcosa da bere. Andiamo a prendere qualcosa da bere, giusto? Andiamo a prendere un aperitivo, andiamo a prendere un caffè. E infatti prendere gli aperitivi caffè penso che sia... Ma sempre poi giriamo intorno al mangiare. Più... E invece tu hai detto andare. Sì, andiamo al lavoro, andiamo a passeggiare, andiamo a fare la spesa e la usiamo praticamente tutti i giorni, cioè quotidianamente. Stiamo andando in una libreria fantasma che non troviamo. In realtà il verbo è stiamo cercando. Stiamo cercando. E andare a ballare, che è anche un altro verbo. Sia andare che ballare. Sia andare che ballare, perché nonostante l'età noi andiamo a ballare. L'ultima cosa che avete detto con andare. Andare. Io ieri ho detto, io sono andata a giocare, sono andata dal parrucchiere, l'ho detto a lei poco tempo fa, poche ore fa. Cioè andiamo a fare un aperitivo? Oppure andiamo al mare. Giusto. E quando è la prossima volta che andate al mare? E lei con me non ci viene. Oh no? E quando è l'ultima volta che hai usato la parola prendere? 10 minuti fa, perché siamo andate a prendere un caffè. Giusto. E quando è l'ultima volta che hai usato la parola andare? Poco fa. Cosa hai detto? Cosa ho detto? Che devo andare a lavorare. Devo andare a fare la spesa. Poi devo andare a fare la spesa. Quando è l'ultima volta che hai usato il verbo avere? Pochi minuti fa. Lo diciamo spesso. Io ho mal di testa, ho un dolore. Con fare? Guarda, stamattina appena mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio senza trucco, con i capelli così, ho detto, ma no, faccio schifo. Eppure fare. E ti ricordi l'ultima volta in cui hai detto, hai usato il verbo andare? Penso stamattina dicendo vado al lavoro. Quindi, sì, stamattina. Prima, al mio ragazzo, io ho detto vado con una mia amica a fare shopping, quindi è questo. E ti ricordi l'ultima volta che hai detto, hai usato il verbo mangiare? Penso oggi chiedendo che hai mangiato a pranzo. Anche noi tutte le volte. E voi? Qual è l'ultima frase che avete detto utilizzando uno di questi verbi comuni? Scrivetecelo nei commenti. Grazie per aver guardato questa puntata. Alla prossima. Ciao.